Winnie Pooh. Una bella mattina, l'orsetto Winnie Pooh decise di andare a trovare il suo amico Pimpi. Winnie era un orsetto di pezza, ma era allegro come un orsetto vero. Camminava per il bosco e canticchiava una canzone. All'improvviso qualcuno gli saltò addosso. Winnie si trovò lungo disteso per terra. Qualcuno sedeva sul suo pancino. «Ciao Winnie!» gridò Tigro. «Bella giornata per fare due salti!» Il tigro aiutò l'orsetto a rimettersi in piedi. «Grazie Tigro!» disse Winnie. «Vado a far visita a Pimpi. E tu dove vai?» «Vengo con te», rispose il tigro. Poi andrò a trovare Trappo e si avviò spiccando grandi balzi. Faceva balzi così lunghi e svelti che piombò esattamente addosso a Pimpi. «Mi hai spaventato», disse Pimpi. «Scusami», rispose il tigro e lo aiutò ad alzarsi. Pimpi «Vado a trovare Tappo», disse poi. «Perché non venite tutti e due con me?» E subito balzò via. Tappo era nell'orto a contare le sue belle carote. Il tigro gli saltò addosso all'improvviso. «Ciao, Tappo!» esclamò. «Sei una peste!» gridò Tappo. Intanto arrivarono Winnie e Pimpi, aiutarono Tappo ad alzarsi. Il coniglio era molto arrabbiato con il tigro. «Smettila di balzare addosso alla gente!» gridò. «Non sai far niente di meglio?» «No», rispose il tigro, «non so far altro», e cominciò a cantare, balzando qua e là. «Sono l'agile tigro, che mai non è pigro, non so camminare, non so passeggiare, non so riposare. Nelle zampe ho le molle, faccio balzi da folle, perché sono il tigro, che mai non è pigro». Quando balzò via, l'orto di Tappo era tutto rovinato. Tappo parlò con Winnie e Pimpi. «Bisogna dare una bella lezione al tigro», disse il vecchio coniglio. «Lo porteremo nel bosco e ve lo lasceremo per tutta la notte. Il mattino dopo non avrà più voglia di saltare». «Buona idea», disse Pimpi. «Che ne pensi, Winnie?» Winnie stava seduto in una comoda poltrona. Si era addormentato. Pimpi lo svegliò e dovette spiegare tutto da capo. «Buona idea», disse Winnie. Il mattino dopo, Tappo, Pimpi, Winnie e il tigro andarono nel bosco. Il tigro balzava di qua e di là come al solito. «Domani non ne avrà più voglia», borbottò Tappo. Il tigro continuava a far balzi giganteschi. Non sapeva nulla delle intenzioni punitive di Tappo, Winnie e Pimpi. «Povero tigro!» I tre amici trovarono un tronco cavo.
Presto, nascondiamoci qui dentro, gridò Tappo. Ben presto il tigro andò a cercarli. Ehi, dove siete? Gridava. Nessuna risposta. Si sono perduti nel bosco, esclamò Tigro. Subito balzò via a cercarli. Quando il tigro fu lontano, i tre amici uscirono e si avviarono verso casa. Dopo un po' trovarono una grande buca. Siamo già passati di qui, disse Pimpi. Storie, disse Tappo, andiamo avanti. Dopo un bel po', ecco di nuovo la grande buca. Ci siamo perduti nel bosco, disse Winnie. Cerchiamo la strada di casa e troviamo sempre questa grande buca. Forse, se cercassimo la buca, troveremmo la strada di casa. So io la strada, disse Tappo. Aspettatemi qui, ritornerò a prendervi. Winnie e Pimpi aspettarono, 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 ma Tappo non arrivava mai. Alla fine Winnie prese Pimpi per mano. Vieni con me, disse. Il mio bancino brontola per la fame. Mi indicherà lui la strada giusta. Winnie seguì la voce del suo pancino e poco dopo erano fuori dal bosco. Di colpo qualcuno balzò loro addosso. Oh, tigro! Gridò Winnie. Tappo si è perduto. Le tigri non si perdono mai nei boschi, esclamò Tigre. Vado a cercarlo. Tappo era tutto solo nella parte più buia del bosco. Si guardava intorno spaventato. Chi lo spiava dai cespugli? Chi voleva salirlo alle spalle? Aiuto, Pimpi! Aiuto, Winnie! Gridò Tappo. Improvvisamente qualcuno gli balzò addosso. Tigro! Gridò il coniglio. Come sono felice di vederti! Il tigro uscì dal bosco a grandi balzi e Tappo si aggrappò alla sua coda. Oh, che brutta idea aveva avuto! La mattina dopo il tigro andò a trovare la signora Kangu. La signora stava scopando in cortile. Posso fare una passeggiata con il piccolo Ro? Chiese il tigro. Certo, rispose la signora Kangu. Ro saltò in groppa al tigro e il tigro balzò via immediatamente. Sai arrampicarti sugli alberi? Chiese Ro. Ma certo, rispose il tigro. Il tigro trovò un albero. Alto alto, balzò sul ramo. Oh oh! Strillò Ro. Il tigro balzò su un altro ramo. Oh oh! Gridò di nuovo Ro. Il tigro continuò a balzare sempre più in su. Ro continuò a gridare. Oh oh! Il piccolo Ro si divertiva. Il tigro si divertiva. Arrivarono in cima all'albero. Poi il tigro guardò in basso ed ebbe una gran paura. Piccolo, esclamò, ho scordato di dirti che non so scendere. Benissimo, strillò Ro, resteremo qui per sempre. Proprio allora arrivarono Winnie e Pimpi, alzarono gli occhi. Santo cielo, esclamò Winnie, c'è un giagularo lassù. Sono feroci i giagulari? Chiese Pimpi.
Non lo so, rispose Winnie. Avviciniamoci. Quando furono sotto l'albero, Winnie e Pimpi riconobbero il tigro e il piccolo Ro. Ehi là! Gridò Ro. Il tigro è nei guai, non sa scendere. Niente paura, disse Winnie. Vado a chiamare Robin, ci penserà lui a salvarvi. Coraggio! Dopo poco arrivò Robin. Arrivarono anche Tappo e la signora Kangu. Questa sì che è una bella lezione, borbottò Tappo. Forse adesso metterà giudizio. Robin si tolse la giacca e spiegò come bisognava tenerla per salvare prima di tutti il piccolo Ro. Il piccolo Ro si gettò subito. Il tigro invece aveva paura. Salta, buttati, gridò Robin. Sono di gomma, gemette il tigro. Io balzo e rimbalzo. Ma se riesco a tornare giù, giuro che di balzi non ne farò mai più. Avete sentito? Gridò Tappo. Il tigro chiuse gli occhi e si buttò. Cadde dentro la giacca. Che colpo! Tutti finirono lunghi distesi per terra. Il tigro balzò subito in piedi. Tappo l'afferrò per la coda ed esclamò: Basta, niente più balzi, hai giurato. Giusto, disse Tigro, ho giurato. Il povero tigro se ne andò a passi lenti, a testa bassa. Gli altri restarono in silenzio. Ad un certo punto Ro esclamò: Mi piaceva di più quando balzava su e giù. Anche a me, disse la signora Kangu. Anche a me, dissero in coro Winnie e Pimpi. Tutti guardarono Tappo. Beh, borbottò il vecchio coniglio. Forse anche a me. Il tigro fece un gran balzo indietro. Davvero, Tappo? Gridò. Posso fare come prima? Ma sì, rispose il vecchio coniglio. Urrà! Esclamò il tigro. E cantando balzò via allegramente. Eccolo là, balza ancora.